parte sull'analisi però della partita, raga, della partita. Se volete parto io. Vai Anton, vai. Allora, Leone, per quanto mi riguarda, se il Napoli, parto vado veloce all'obiettivo e poi faccio l'analisi. Se il Napoli vince la partita 7-1, 8-2, nessuno può dire niente. Ragazzi, non può dire niente nessuno. Ha tirato 30 volte in porta, 30 volte in porta, si sono mangiati l'impossibile. Poi vado a sentire Rino durante le interviste e lui dice delle cose molto importanti. Questa squadra qua ancora non ha preso il carattere del suo allenatore, perché lui continua a dire: io voglio grande qualità, un Gattuso lì dentro non giocava mai con me, non sarebbe mai stato titolare, e dice la verità, lui vuole grande qualità, ma alla squadra lui non riesce a far capire la cattiveria nel difendere, nell'attaccare, quello che lui faceva. Si è arrabbiato sul 4-1 di Cagliari, hanno preso il gol su 3 rimpalli che hanno perso, perché lui dice, quando lui continua a parlare, parla di tecnica e non siamo mai avvelenati. Lui vuol far sì che la sua squadra, oltre alla grande qualità che ha, deve entrare in campo avvelenata, cazzuta, chiamiamola come vogliamo. Però l'altro giorno a me il Napoli fondamentalmente è piaciuta. Poi si sono fatti 2 gol da sola, hanno perso una partita immeritata, l'ha detto anche Italiano, che hanno vinto una partita 2-1, potevano vincere altre partite e l'hanno perse. L'altro giorno hanno vinto la partita che dovevano perdere. Però il dato di fatto è che il Napoli in questo momento qua gli manca qualcosa. Quel qualcosa cos'è? I tanti scontenti, perché l'altro giorno Lozano può anche fare il centravanti, tu hai un signor giocatore fuori, ma perché non facciamo come l'Inghilterra, la Germania o la Spagna? Uno in scadenza io lo faccio giocare perché io lo pago. Per quale motivo dobbiamo sempre ogni volta mettere da parte chi è in scadenza e non vuole rinnovare? Ha il diritto di scelta, ma metti dentro Milik, che ti può dare un grande aiuto in questo preciso momento. Questo è quanto penso io. Io penso una cosa, quando si è sempre detto, no, che in una squadra ci vogliono, per vincere, i giocatori bravi tecnicamente, ma anche Gattuso, no? L'abbiamo sempre detto, no? Comunque noi siamo cresciuti con questa mentalità, no? 6-7 fenomeni, però chi ti fa vincere tutte le domeniche sono quelli che corrono, i portaborse, no? Non sono quelli là che stanno davanti, fanno la bella vita, capisci? Quindi forse loro, come lui dice, un Gattuso non lo farei mai giocare qua perché voglio solo qualità. Però voi sapete anche, quando ce n'hai troppa di qualità, poi ti manca un po' di cattiveria nelle altre situazioni, no? Quindi io dico sempre che ci vuole un mix, no? Ci vuole un mix. È l'identità di una squadra, ci vogliono i giocatori, perché avere tutti i giocatori così, poi dopo lui si incazza perché dice non siamo mai avvelenati. Normale, Insigne, Mertens, che hanno questa qualità, non saranno mai avvelenati, no? Come poteva essere lui o dei altri giocatori incontristi o altri giocatori cazzuti, no? Sono tutti giocatori di grande qualità. Perché Ronaldo ha fatto 760 gol. Ogni tempo che ha avvelenato, può far gol, può spaccare la porta. Ci sono anche casi a parte. Per far la differenza, per stare sul pezzo. Ronaldo ogni domenica fa 3 gol, può fare 4, 5, 6 o 7. Avvelenati, non che devono correre e menare. Allora niente, è purtroppo così. Quello che hai detto di Milik, sono d'accordo. Purtroppo le società fanno i dittatori, che quando uno non firma lo mettono in tribuna per 6 mesi e tanto lo devi pagare lo stesso, hai detto bene tu. Ma se lui è forte lo devi far giocare. Poi se vuole firmare con un altro, sti cazzi, deve firmare con un altro. Dovevano svegliarsi prima loro a fargli far firmare il contratto, non aspettare all'ultimo e pensare, ah sì, tanto firmo con voi. Si devono svegliare le società, per questo vanno in scadenza anche tanti, no? E poi cioè, quello che ha detto Gattuso cioè, quando sbagli dei gol sembrava proprio, perché il Napoli non mi è dispiaciuto il primo tempo senza una vera punta, non davano punti di riferimento, è arrivata tante volte in porta, però ragazzi non si possono sbagliare quei gol, Anto, c'ha ragione Gattuso. Sono d'accordo.
perché c'è modo e modo di sbagliare. Un conto è il gesto tecnico, un conto che arrivi un po' che ti piaci troppo. E lui ha fatto bene, Gennaro. Essere avvelenati sotto quel punto di vista. Però buttava la palla col gomito, con la testa, con lo spinco, con la palla in Coppa dei Campioni. Faceva gol, ragazzi, faceva gol. Avvelenato in quel senso là. Ma non Ma tu fare degli attaccanti parli, solo dell'attacco. Assolutamente, assolutamente. Ok. Possibile. Però Lele sul 11 contro 10 non puoi prendere quel gol. Non puoi prendere quel gol così facile, un 1-2 facile. Poi lo vedi la reattività, c'è i tre difensori, la palla rimbalza sul palo. Non so chi era, non mi ricordo chi era, il movimento proprio ad aspettare. Invece il giocatore dello Spezia è arrivato bene. Quel gol non lo puoi prendere. Ci manca qualcosa dal punto di vista mentale. Abbiamo sempre detto un Napoli spettacolare quando gioca bene, ma quando hai blackout li ha in maniera incredibile. Lele, vai! Allora, tocchiamo tutti i tasti. La prima cosa, la cattiveria non è solo nel menarlo recuperare, ma anche nel passare la palla. Cioè, la cattiveria nel tirare in porta, nel circolare la palla, nell'andare al duello, nel fare prima la diagonale. Cioè, la cattiveria si confonde molte volte l'aggressività, che è quella di cui parlava Bobo, cioè i giocatori un po' più operai, che recuperano, no? E questo pensa che Gattuso... No, non è che non ne avrebbe, perché Demme è un giocatore un po' più così rispetto agli altri. Bakayoko è stato preso per permettere a una squadra di giocare un po' più avanzata, o se giochi con i due interni che possono essere Fabian e Piotr Zielinski, oppure con un altro tecnico e quattro punte, no? Quindi nella loro testa il centrocampo è stato rinforzato, nella loro testa parlo, nella scelta di mercato, con un giocatore che era un po' più di fisicità e di ordine e diciamo di lavoro un po' più oscuro come Bakayoko, in più ne avevano un altro che era Demme. Lobotka è già un po' più diverso, perché Lobotka è un po' più tecnico, un po' più giocava in Spagna a livello proprio di fraseggio, no? Di costruzione, un po' diverso. Quindi loro hanno cercato questo, ma la cattiveria di cui parliamo, quell'attitudine di cui parlava Antonio, veramente va vista in maniera complessiva in tutte le due fasi. Cioè una corsa fatta con un tempo anticipato e andare, Kammel, quando voi andavate a chiudere la porta, che cazzo, che sfondavate di testa la porta anche se eravate marcati da due o tre. Cioè questo al Napoli manca. Per quanto riguarda la conclusione, ha ragione Antonio, partita che doveva avere un passivo non diametralmente a posto, cioè non è che doveva vincere il Napoli 2-1, doveva vincere il Napoli 4-1, capito? Non perdere 1-2. Però quando Nick dici non si possono sbagliare quei gol lì, Insigne davanti al portiere fa lo stesso tiro però raso terra, che Provedelli lo tocca con le dita, quella palla andava due dita dal palo, che due settimane prima l'ha messa all'incrocio il Torino al 90°, però la posizione è quella, la chiusura è la stessa, una gli va all'incrocio, l'altra gli sarebbe andata a fin di palo, ma Provedelli l'ha parata. Cioè Elmas non è Mertens, non è Osimhen, sì. Ed Elmas tira alto, però, capito? Io dico sempre, come dice il maestro, il Loco, la partita si analizza in tre aspetti, ma il più importante è quanto produci, no? Tornando a quello che diceva Antonio. Il Napoli ha prodotto, cioè ha fatto più che sufficiente per vincere. Poi, cosa accade? Che tutte le squadre che giocano, e questo vale, ragazzi, se guardiamo il calcio, noi ci piace il calcio di dominio, no? Il calcio propositivo, il calcio di ricerca di segnare, di emozionare, no? Dal Barcellona al Manchester City, al Bayern Monaco, alla Carrarese di Silvio Baldini, ok? Passando per il Sassuolo, ok? Passando per l'Atalanta. Chi gioca e domina in maniera quasi, come ti posso dire, non naturale ma non voluta, ok? Molte volte si compiace, si esalta talmente tanto che stacca un po' la spina dietro. Perché i difensori palleggiano, si sovrappongono, si gioca in un'altra metà campo. Tu fai più fatica a riconnetterti, ed è una colpa questa, non è un alibi, quando arrivano in area tua. Perché la tua natura è diversa. Questo dazio lo pagano tutte. Lo pagava anche il Barcellona di Pep, che stava praticamente 5 partite di fila in una metà campo. Molte volte ti andavano un minuto e prendevi gol. Ma questo lo concedi. Ma quello che non devi concedere è quell'ultima palla. Quell'ultima palla
se vuoi vincere lo scudetto non la devi concedere, perché l'ultima palla sei 4 contro 2, hai 4 nazionali, Mario Rui, e Maximovic, Manolas e Di Lorenzo, sono 4 nazionali di nazionalità diverse, contro Nzola e Jasi, la palla è buttata, spizzata di uno per l'altro, mentre Nzola spizza, Mario Rui deve fare la diagonale, perché la palla che arriva all'attaccante che ti richiude lo due, deve scappare subito, scappare, non devi sperare, devi scappare, perché se scappi quell'1-2 non è chiuso, perché lo chiudi te. Poi, mentre la palla, perché il gol aveva già fatto Nzola prima che la palla andasse sul palo, quello è già finito. Sì, fatto che va sul palo e Di Lorenzo pattina e arriva Pobega, ok? Quello è semplicemente il fatto che sono stati premiati quelli dello Spezia che ci hanno creduto, perché se anche è stata la palla avanti, è stata voluta, è stata da combinazione, era voluta, contro 4 difensori schierati nazionali non attivi. Ma questo, le grandi squadre, e questo è un grande equivoco, ragazzi, del nostro tempo, e anche noi dobbiamo, secondo me, continuare a dibatterne. Non è che se il City domina Stones, Ruben Dias, Cancelo, Zinchenko, non devono stare attenti in area. Sembra che chi costruisce non deve difendere. Chi gioca deve difendere. Perché gli altri, ci sono delle squadre, ragà, che giocano per venirti in area una volta. Anche nel 2020, è triste ma è così. Ci sono delle squadre che giocano per venirti in area una volta, perché dicono, sei talmente più forte, io non gioco, tiro 2 pallonate, però ci vado. E tu devi essere bravo a reggere. Perché sennò accade quello che ha detto Antonio. Una partita che deve finire 7-1 finisce 1-2. Certo. Questo è. Bravi, bravi, mi piacete stasera. Siete gente... Perché stasera? Quindi niente, oh, niente, perso 3 punti stra importanti. Sì. Stra importanti, perché comunque se Napoli vuole arrivare nelle prime 4, sì. Queste partite le deve vincere e deve mettere punti in classifica, se no sulla classifica piange, se no dopo, Sì, ma ora, tra le prime 4. Ecco, ora parleremo del nostro mio amico Pippo Inzaghi, no? Mi sembra giusto, no? Come dicevi oggi Cammel, mi sembra giusto parlare di Pippo, perché comunque sta facendo un buon calcio, sta vincendo le partite, è messo benissimo in classifica, domani ha una partita terribile contro l'Atalanta, che poi parleremo anche dell'Atalanta, però dobbiamo fare i complimenti a lui, no? Perché comunque sta facendo bene col suo Benevento. Ma più che bene, più che bene. Ci sono state 16 partite e ne ha vinte 6. Benevento ha vinto Firenze, voglio dire, ha pareggiato con la Lazio, ha pareggiato con la Juve, meritava di più col Milan, ha vinto fuori casa. Ragazzi, sinceramente, Anto, sinceramente, voi Cagliari Benevento, non eravate più propensi a mettere uno? 3-0. Dicevo io, avrei detto 3-0. Facile. Però ti dico, allora, se posso partire io su Pippo, vi dico la verità. No, vai. Allora, quando hanno iniziato i fratelli Inzaghi a fare gli allenatori, io ero convinto al 100% che Pippo avrebbe fatto una carriera clamorosa da allenatore. Perché lui andava a vedere i giocatori della Serie A, B, C, della Serie D, conosceva tutti, ma vedeva calcio. Simone non lo vedevo, Simone lo conosco anche ai tempi... quando era a Roma, che lui giocava nella Lazio, non lo vedevo a fare l'allenatore. E c'è stato un periodo che Simone ha preso il largo e Pippo ha fatto grande fatica al Bologna, dove è stato mandato via. Lui, prima al Milan, poi è stato mandato via, è andato a Venezia, ha fatto grande fatica. E vi dico, per come giocava il Bologna, io sono il primo che dico, questo secondo me non può allenare. Io ho quello che penso, dico, tranquillamente. Quello che io ho visto l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, perché lui spesso voleva giocare con 3-5-2, 3-5-1-1, quest'anno sta giocando un 4-3-3 da squadra. Attaccano insieme in tanti, difendono in tanti. Se gli dai una punta, rischia che questo arriva a fare un campionato clamoroso, perché dobbiamo ricordarci, il capocannoniere del Benevento è Sau, che non gioca a 4 gol. Allora, io dico... non avrei pensato
ma mi devo ricredere, sta facendo veramente molto molto bene con una squadra normale, mediocre, sta facendo un lavoro fantastico dall'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, perché la B con determinati giocatori la puoi vincere anche facile, è la stradominata l'anno scorso, ma quest'anno io non ho visto una partita, è stata escluso quella con l'Inter che ha preso tutto dopo. Le altre partite, che era con la Juve, con la Lazio, col Milan, se l'è giocata e meritava anche qualcosa in più. E sta facendo veramente bene. Io mi devo ricredere, chapeau. Quando, bravo, Pippo. Lele, quando parliamo di percorsi, no? Quello per concludere quello che ha detto Antonio. Pippo, che è uomo di calcio, ha sempre vissuto per il calcio ed è competente, ha capito pure lui che a Bologna ha fatto male. Tutti abbiamo pensato questa roba. E nel percorso che uno fa, secondo me anche lui ha capito, ha cambiato, ci vuole esperienza in tutte le cose. E il Benevento adesso gioca da squadra, perché se non c'è un giocatore che dici wow, attaccano, difendono, un po' diciamo come fa suo fratello con la Lazio, con un modulo un po' differente, però sa difendere e sa attaccare da squadra, non con grossissimi calciatori, secondo me soprattutto in fase offensiva, buoni ma non grossissimi, quindi secondo me lo zampino di Pippo è incredibile quest'anno con quella squadra che ha. Sono d'accordo, io sono perfettamente d'accordo, c'è poco da aggiungere, tranne che proprio per rafforzare il concetto di Antonio, non solo, a parte lui giustamente dice Benevento Inter 2-5, io raga ho commentato Roma-Benevento 5-2. Io vi assicuro che il Benevento ha fatto una gran partita. Benevento 5. Ragazzi, va in vantaggio, va sotto 2-1, pareggia 2-2, ha la palla di andare a metà secondo tempo 3-2 con un'azione costruita da dietro. Tanto è vero che Riccardo Trevisani in cronaca dice in ripartenza, gli ho detto che ripartenza? Questa qua nasce dal portiere. Perché molte volte si confonde, ma viene naturale perché noi siamo al campo, vediamo il campo aperto. L'altra squadra, diciamo così, ti attacca. Tu chiaramente se ti attacca c'hai lo spazio, la imbuchi partendo da dietro e fai le corse a campo aperto, no Cammel? Però non è una ripartenza, quella è una costruzione dal basso, dove tu attacchi e fai correre gli altri all'indietro, è arrivato tu per tu. Va 3-2 a 20 minuti dalla fine, poi perde 5-2. Lì io elogiavo il Benevento durante la partita, come una squadra che crede, che ha idee, e poi Nick, attenzione, il Benevento palleggia, Il Benevento palleggia, cioè il Benevento vuole lavorare anche non solo nella fase di non possesso che fa a una certa altezza, no? Lascia costruire, indirizza e aggredisce, no? Sta un po' bassa, ma palleggia da dietro, palleggia con giocatori che erano un po' tutti da scoprire a certi livelli. Sì. Il Benevento è decimo in classifica. E quando tu parli di percorso, il percorso è sintetizzato in una parola che ha un valore, che si chiama lavoro. Sì. Il lavoro, ragazzi, è un valore. Se tu vuoi ottenere le cose, te le devi meritare col valore del lavoro, che non è da confondere per quanto riguarda Inzaghi, perché è una parola detta da sempre e va un po' tolta, perché se no lo limitiamo. Perché Antonio, quando dice pensavo, poi ho visto e poi l'ho rivalutato, parla di lavoro. No, togliamo la parola passione, perché sembra che abbia solo passione Inzaghi perché mangiava la bresaola. Basta luoghi comune, facciamoli dire chi non ha altro da dire. Noi parliamo di lavoro e di merito, tutti hanno passione. Il problema è che il suo lavoro, il punto è che il suo lavoro lo ha portato a migliorarsi, a migliorare e ad ottenere, non perché ha passione, perché lavora bene. Bravo Campbell. Lavora bene Cammel, hai fatto bene. Poi si mette in gioco lui va in C, in B, lui prende, va. Questo è volare, quindi... ragazzi. Questo vuol dire amare il lavoro. D'accordo. Bravo. Se no non diventa giocatore spiattarella. Anto, tu le guardi tutte le partite. Lele, sono d'accordo con te. Tu le guardi. Cioè, ho detto, chapeau per quello che ha fatto l'anno scorso in B, che poteva essere semplice con una grande squadra. Quest'anno sta facendo delle robe incredibili, perché Ionita non giocava mai e l'ha valorizzato. Schiattarella è un ex ala. È un ex ala. L'ha messo davanti alla difesa. Non parliamo di Xavi, di Pirlo, Iniesta. Certo. Sono delle invenzioni che ha avuto lui. Roberto Insigne non giocava in B delle volte. Ad Avellino non giocava.
sta facendo una grande stagione giocando lì come lui vuole. Lui fa giocare la sua squadra, tutti attaccano e tutti difendono. E il merito va dato a lui. E io sono il primo, non è che adesso perché le cose vanno in un certo modo dico no, ma sai, non ho sbagliato. Io pensavo che dopo il casino che ha fatto a Bologna, che ha fatto molto male, dico cavolo, non so se questo è all'altezza per fare l'allenatore. Invece mi sono ricreduto e chiedo scusa a Pippo, che è anche mio amico, non è perché è mio amico, devo dire sì, è bravo o non è bravo, non me ne frega niente. Poi l'amicizia è un'altra roba. Certo. Io chiedo scusa perché sono il primo a dire, pensavo che non potesse fare questo lavoro, invece lo può fare ampiamente, ampiamente farà una grande carriera perché solo gli intelligenti cambiano idea. Bravo Anto! E poi c'è il fatto delle punte, raga, ha ragione anche lì. Ragazzi, perché, cavoli, in Serie A lo sapete, poi a un certo punto tu sei il benevento, te ne procuri tre o quattro occasioni e poi se non lo fa, ti va a casa senza niente. E questo discorso riguardava l'anno scorso il Verona di Juric. Se voi vi ricordate, non trovava la punta. Gli ha fatto, anche quest'anno, gli ha fatto qualche gol di Carmine. Di Carmine. Cazzo, di Carmine alla fine gli ha fatto qualche gol, ma anche quest'anno, ragazzi, era stato preso Kalinic. Siamo 16 partite. Zero. E sta trovando dei gol da Zaccagni. Esatto, sta trovando collettivo. Sta trovando gol dai centrocampi, dagli esterni. Però a Roma, io penso che quando questi allenatori, Juric, lo stesso Pippo o altri allenatori che non hanno attaccanti e si inventano delle classifiche meravigliose, dei giocatori che si inventano. Io ho visto Juric a Roma con la Lazio, ha giocato tutta la partita con Tamese, vinto centravanti. Chi ha fatto Tamese? Una roba allucinante, una roba che non. Io dico, con quattro attaccanti, ho detto Tamese finto centravanti. Tamese ha giocato a uomo su Lucas Leiva e dopo la partita lui ha detto Tamese doveva giocare a uomo sul mediano loro basso. Quando attaccavamo doveva venire a fare il finto centravanti. Incredibile, ha vinto la partita meritatamente. Allora ragazzi, vedete il valore del lavoro? Tu non è che dici, aspetta, mi sono svegliato stamattina, sai cosa faccio? Metto Tamés portiere e poi metto Davidovic quarterback e poi metto Faraoni che posso dire che gioca da tre, da ala piccola basket. No, c'è da lavorare, non è che ti puoi inventare. Lavoro? O no, Campbell? Cazzo. Allora, sono d'accordo, amico mio, il lavoro paga, il lavoro è importante.